Salve a tutti, ben ritornati su Minecraft. Allora, ragazzi, io off camera mi sono fatto una bella sessione perché sono andato a villaggio qui in vicino. Ho fatto imparare a un villager che non aveva nessun compito. L'ho fatto diventare cartografo. Praticamente si fa il tavolo da cartografo, lo si mette vicino a uno dei villaggeri che non ha nessun compito e in automatico poi diventa cartografo, e tramite lui, tramite appunto dei stack di carta, vetro e una bussola, a parte ottenere i diamanti, smeraldi. Infatti vi dico, se non riuscite a trovare i diamanti, i smeraldi voglio dire, che sono un po' difficilini da trovare, vi conviene trovare un villaggio e scambiare oggetti o con i farmer o con i cartografi, oppure ovviamente crearlo. Comunque, noi che cosa facciamo qua? Intanto io alimento le caldaie, perché sì. Perfetto, uno e due. Ok, vai con la Blackstone. Io intanto vado a prendere un altro, i secchi di lava, perché ci servono. Ho preso sia la mappa della magione e sia la mappa per il tempio oceanico, visto che qua siamo in zona. E ho trovato sia, vabbè, il tesoro, quello si trova facile, ma non è scontato trovare anche la stanza dove ci sono le spugne. Quella non è assolutamente facile che la troviate. Volevo andare a vedere anche se nella foresta ci sono i templi, ma non lo so. Intanto mettiamo la mappa e vediamo dove scacchio siamo. Noi siamo qua, dobbiamo arrivare dove? La miseria cane, dobbiamo arrivare qui? Vabbè, allora facciamo così, dai. Facciamo prima. E la miseria, dove caspita devo scendere io? Scusi, quella si può prendere così? No. Perfetto. Torniamo a casa. È meglio. Teleporto. Eccoci qua. Non è un cheat, ragazzi, la mod che te lo permette. Allora, mettiamo questi qua. Qui. Allora, tu vieni con me, sicuramente. Tu vieni qui. Tu che cosa ci fai qui? Non si sa. I vetri possono servire. Gli stick no. Qualche cosa abbiamo. Ah sì, le mappe, ragazzi, ve le faccio vedere. Allora, questa qui è quella lì per il tesoro che sono andato a vedere, ma alla fine era poca roba che c'era sulla nave. Ce ne sono altre in giro. Magari qualche volta ci andiamo proprio appositamente a trovare i tesori sulle navi perdute. Si trova esattamente quello che abbiamo visto prima. In pratica si trova laggiù. L'altra mappa invece è quella del tempio marino, cioè oceanico, e si trova lì. Sempre vicino si trova. Io voglio fare una bella cosa quando ovviamente costruirò tutto il castello qui intorno. Farò le due scale a fianco alla stanza principale, che è quella del non si può muovere. Io ho fatto un errore a costruirla qui, ma anche no, perché l'idea del castello mi era venuta molto dopo, quindi avevo già costruito la stanza, va bene così. Volevo metterla più centrale in alto, con la scala che saliva e andava nella stanza. Ma va bene anche così, perché noi a fianco, a destra e a sinistra, metteremo una scala che sale sul pianerottolo e poi una centrale che sale sulla stanza. Quello che è? Ah, il vento? Non ci avevo mai fatto caso, sinceramente. Quindi, ragazzi, la parete che... immaginate che qui c'è il castello, internamente la parete che c'è sopra, diciamo così, del castello,
della mezza sala con le scale, libera tutta la mappa che pian piano io farò. Me le creo le mappe, queste qui, e andrò in giro sempre più attorno in modo che diventa sempre più grande e quindi la costruiamo. Come la costruiamo? Semplicemente mettendo a parete gli item frame. Vi faccio vedere, per chi se non lo sa, ovviamente spiego. Gli item frame si fa così: si picchia la mappina, si mette qui e si crea un'enorme mappa a parete che possiamo anche col tasto destro girarla come vogliamo. È semplice alla fine. In teoria, se non mi ricordo male, perché sono passati un bel po' di giorni quando ho creato il cartografo, ci abbiamo anche la mappa della magione. Eccola qua, Woodland Explorer Map, che ovviamente lo vedremo a tempo debito. Nel frattempo noi dobbiamo fare una cosa: prima di tutto andare a dormire, perché è tardi. Perfetto. Vediamo un po' se abbiamo accumulato. No. Sì, vabbè, abbiamo accumulato un po' di canne da zucchero. Perfetto, 27 non ci basteranno mai, ovviamente. Vediamo se qui abbiamo un po' di carta. Paper. Sì, abbiamo qualcosina. Adesso vi faccio vedere come funziona il fatto di scambiare con il cartografo. Pasquale, eccolo qui. Eccolo qua. Vediamo se... vedi? Vedete? Ora io non so se lui arriva a un tot e poi basta. Questo che cos'è? Ocean e Woodland. Ok. Quindi ragazzi, vi consiglio vivamente di scambiare anche con i farmer, basta il grano e voi vi riempite di smeraldi che sono utili, perché ci sono alcuni oggetti come il cannocchiale che ha bisogno di uno smeraldo. E vabbè ragazzi, che cosa facciamo oggi? Ma io direi di partire anche all'avventura a questo punto. Vediamo un po' la foresta dove possiamo trovarlo. Penso che sia da quella parte o di là. Andiamo a vedere, perché io non mi ricordo assolutamente, ma dovrebbe stare da quella parte. Allora, ah, lì la foresta, eccola lì. Possiamo andare a vedere se troviamo un tempio. Vediamo prima di non cadere e di sfondarci le parti molle. Che poi i templi sono facili da portare avanti, nel senso, alla fine ci sono un paio di trappole e una stanza segreta. Guarda qui che cosa c'è. Potrei usare questa come pozza lavica. Eh sì. Allora, facciamo una cosa. Siccome qua non va assolutamente a fuoco nulla, io mi metto il waypoint qui. Facciamo così, facciamo lava. Perfetto, ce la mettiamo rossa. Ok. Perfetto, così almeno quando abbiamo bisogno della lava veniamo qua e facciamo il pieno. Peccato che in Minecraft normale vanilla, senza mod, non ci sia nessuna possibilità di fare una bella farm di lava. Questa è la foresta? Prima di entrarci, vediamo se questa è la foresta. Jungle, la giungla. Qua dovrebbe starci qualcosa allora. Questa è la giungla. I templi giunglesi. Ma nella giungla dovrebbe starci i templi. Qualche templo nella giungla dovrebbe starci, vero? Aia. Ho detto foresta io. Avete ragione. Volevo dire giungla. La giungla. Ma qua sicuramente è finita la giungla. Mi sono tornato indietro, secondo me.
Ok, noi eravamo lì, ma qui non c'è nulla. Ce la facciamo a romperci le gambe? Sicuramente. Allora, noi eravamo da lì, ma qui non abbiamo visto nulla, però. È quello che... Aspetta, aspettate, ragazzi. Forse... Aia! Questo? Ah, questo è un cespuglio normale di albero. Vediamo sulla mappa se c'è qualcosa. Noi siamo dove? Di qua. Ah, non siamo qua. Perfetto. Ma qui non c'è nulla. Eccolo qui dove. Sì, ma noi siamo in Sud America qua. Sapete che cosa facciamo, ragazzi? Ce ne andiamo qui. E voilà. Ok. Ok, siamo arrivati a un tempietto. Allora, ovviamente qua ci sono i trappolao meravigliosi. Dai. Perfetto. Uno. Questo meraviglio, grazie. Guarda qui quante frecce c'erano. Ma io ho un distributore qua. Meraviglio. E che fa sapere bene. Qui c'è un'altra. Trappola. Perfetto. Con due freccette. E anche queste vanno a casa con noi. Ossidiana, sì. Le redstone. Va bene, vediamo qua dentro che cosa abbiamo. Bah, un magro bottino, diciamo così. Mi aspettavo qualcosa in più. Ma ci sarà qualcosa in più nella stanza segreta, quindi noi... Che cosa facciamo? In teoria dovrebbe essere così, così. E poi così. No, non è così. Ci dovrebbe essere una stanza segreta, perché la facciamo così. Prima questo, poi questo, poi questo e poi questo. E nemmeno adesso si apre. Ah no, si è aperto. Ah, questi qua. Il smithing template. With armor trim. Va bene. Ma alla fine questo ce lo pigliamo, questo ce lo prendiamo, questo anche. I picconi, questi, i picconi, sì. Come caspita si chiamano? I pistoni appiccicosi. Pronto, io vorrei uscire. Salve, buongiorno. E vabbè. Ragazzi, allora andiamo a prenderci anche l'altro tempio che abbiamo visto sulla mappa. Eccoci qua. Andiamo a farci anche questo altro tempio. Con la stessa facilità, ovviamente. Allora,
Sì, vabbè. In teoria dovrebbe essere così. Vediamo se è vero. Non è vero un cazzo. E allora proviamo al contrario. In teoria dovrebbe essere così. Esatto. Mamma mia, la schifezza della schifezza di... Però Crowback e Efficiency 3 li prendo, dai, vabbè. Vanno bene, vanno bene. Anche qui ci pigliamo anche comparatori, eccetera. Questa ce la prendiamo. Questa me la prendo. Mi prendo anche questo. Mi vengo anche i pistoni, che fanno sempre bene. Perfetto. Giusto, io adesso me ne devo andare. E facciamo così. Perfetto. Ok, andiamo di qua. Con molta, molta calma. Perfetto. Sì, dopo ci andiamo a prendere anche il resto. Ok, non c'è più pericolo. Ok. Madonna mia. La schifezza di troppo proprio. Wow. Vabbè, ci consoliamo un po' di con la pietra. Con la redstone. Dai. Ok, qua non ci sta più niente, no? Ah no, il distributore c'era. Ma a posto. Quante frecce ci abbiamo? 20. Vabbè. Io direi che possiamo tornare a casupola. Vabbè, allora ragazzi, giusto per non lasciare questo video così, io direi a questo punto di fare una bella cosa. Sfruttiamo questa stanza che abbiamo fatto per metterci le farm, in modo che siamo, vabbè, boh, siamo tranquilli. Ok, allora pigliamo i pot tutti quanti. Ok, prendiamo tutto quello che abbiamo accumulato nelle casse, sperando che lo spazio ci basti, ma non penso proprio assolutamente. Vabbè, intanto mettiamo le farm qui, dai. Ma qua ho sbagliato? Eh sì, qua ho sbagliato. Dovevo venire il legno, l'altro, il bianco, va bene, non importa. Mettiamo le casse al loro posto. 1, 2 e 3. Ci mettiamo questi sopra, dai. Perfetto. Mettiamo il fiorellino. Perfetto. Ci mettiamo il fiore questo qua nei black e white. Qual è? Il rosa. Ok, qua ci mettiamo quelli neri.
Poi ci mettiamo quelli blu. Ok, andiamo a prendere anche le altre cose. Qua siamo a posto, sì, siamo a posto. Dobbiamo prendere tre blocchetti questi qua bianchi. Sì, ce l'abbiamo? Sì, guarda qui. Guarda qui. Dai. A posto. La cesta sta qui. Aspetta, questo è... Ok. Vabbè, non ci mettiamo la legna dentro. Ci mettiamo invece uno di questi qui. Mettiamo uno di questo. Ma questo ci va? Yeah! E abbiamo anche i bambù, ragazzi. Messo. Salve. Allora, questi sono i fiori rossi. Sì, dimenticato di mettermi questi qua dentro. Ok, questo va qui, questo va qui, qui va questo e uno va qui. Perfetto. Vabbè ragazzi, dai, io spero che questo piccolissimo video, così giusto per farvi sapere che Minecraft non è cioè sono attivo su Minecraft. Andiamo a vedere di là che cosa hanno combinato le fornaci. Hanno finito? Sì, perfetto. Andiamo a prenderci un paio di secchi di lava senza far casino, che la lava qui no, c'è la miseria, cane, sono uno stupido. I secchi devi prendere, porco cane. Guardiamo che si riempie qua. Hai voglia? E non è detto che ci basti. Va bene ragazzi, allora fatemi sapere se vi interessa un episodio interamente farming, farmoso, dove appunto creiamo le farm queste qui di altre culture, perché ci può anche stare. Non è che è detto che dobbiamo fare solo quelle quattro cose in croce su Minecraft. Ovviamente possiamo fare anche altro, anzi sinceramente possiamo fare tutto quello che vogliamo, quasi tutto. Dai, fatemi sapere la vostra. Io concludo qua l'episodio. Noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lo so, non abbiamo fatto molto, ma comunque è stato un episodio giusto per farvi capire che ho intenzione di portare avanti Minecraft. Altrimenti non mi mettevo a fare tutto sto casino di smontare la montagna. Anche no. Non mi mettevo a fare questa farm là sopra, non mi mettevo a fare la casa, la serra, che poi prima abbiamo deciso, prima ho deciso di utilizzarla come stanza per la magia eccetera. Poi visto che a questo punto abbiamo costruito la stanza lì del Nether, allora ho deciso di farmi un castello, come abbiamo trasferito tutto lì, abbiamo deciso. Qua la farm per la gila arriverà appena ho la possibilità di andare a trovare un cavolo di stalattite. Insomma, non mi mettevo a fare tutto sto casino. Ovviamente in descrizione trovate il link diretto alle playlist del canale. E niente, ci vediamo. Ciao a tutti.